un anno da record per Dacia in Italia che festeggiate in un modo molto particolare, come? 18.400 unità sono il doppio rispetto al 2013, non potevamo che celebrarlo in un modo molto particolare. Tre extra limited edition, dunque extra limited perché sono 100 pezzi per ogni serie limitata, per raccontare le tre caratteri fondamentali di Duster, che sono il suo lato avventura estrema, il suo lato giramondo e il suo lato solidità. La caratteristica peculiare è che sono rivestite in una pellicola particolare. Di cosa si tratta? Le tre serie limitate sono fatte soprattutto di questo rivestimento molto particolare che esprime appunto il carattere che ho appena citato e poi degli equipaggiamenti anche che vanno a rafforzare questa storia. Serie limitatissime, già due sono esaurite, bisogna prenotarsi per questo. Questa qui che parte adesso io consiglio a tutti di precipitarsi in concessionaria perché sono 100 esemplari che vanno veramente, come si può dire, a ruba. M+S, All Season, Winter High Performance, normative di legge nazionali e locali. Il mondo degli pneumatici è spesso un labirinto intricato per i non addetti ai lavori, ma visto il ruolo fondamentale delle spesso bistrattate gomme, Assogomma ha cercato di fare un po' di chiarezza nel corso di un evento reso ancora più chiarificatore da una fitta nevicata che ha messo alla prova proprio gli pneumatici. Dividiamo i pneumatici in due grosse categorie. Pneumatici standard, pneumatici tradizionali, pneumatici estivi, così come vengono chiamati, e la famiglia, dico famiglia perché almeno ha due tipologie, pneumatici invernali. Sono due soluzioni invernali, sono due pneumatici invernali perché vanno bene, vanno meglio quando le temperature scendono sotto i 7 gradi, quindi non necessariamente quando c'è la neve al suolo, oggi c'è la neve e a questo punto è opportuno montare delle gomme, dei pneumatici che siano idonei al periodo stagionale. Ben più della metà delle province d'Italia, siamo attorno alle 70 contro le 110, hanno ordinanze di obbligo a cui si sommano le autostrade, i tratti autostradali gestiti da ANAS, le regioni tipo la regione Valle d'Aosta ed altri tratti, insomma è veramente difficile percorrere l'Italia senza dover rispettare un obbligo di che cosa? Pneumatici invernali o catene a bordo, ma il nostro consiglio di sempre è quello di avere due treni di pneumatici, un treno di pneumatici estivi a partire dal 16 di aprile e un treno di pneumatici invernali, possibilmente high performance, quindi con le tre montagne, con la montagna Tre Picchi col fiocco di neve nel periodo invernale.